Cari amici coboldi, benvenuti o bentornati nella Tana. State per vedere la quarta puntata del podcast. In questo episodio di Radio Coboldo Solitario possiamo parlare di un tema che mi sta abbastanza a cuore, cioè le associazioni ludiche, perché rispetto molto il loro voler far giocare le persone direttamente al tavolo come realtà locali e credo che facciano un lavoro veramente importante per la nostra comunità. Quindi ci tenevo veramente a parlarne. Per appunto portare avanti questa puntata, parlare di questo tema decisamente importante, ci sono due ospiti che ritengo veramente eccezionali, ovvero Silvia, che ha la sua esperienza in questo ambito con Tarantasia Lodi, una associazione qui del nord Italia, Lodi appunto, e il buon Nicola, detto anche Magaliere, che è proprio il presidente di Fantasia Project, una realtà invece del sud Italia. Come al solito non voglio dilungarmi in introduzione particolarmente lunghe, questo è giusto un preambolo di quello che vedrete appena dopo la sigla. Siamo riusciti a fare una cosa secondo me molto figa questa sera, perché mettiamo a confronto, riusciamo a parlare con dei rappresentanti, comunque gente che ha a che fare con l'argomento di questa sera, ovvero le associazioni ludiche, ai poli opposti dell'Italia. Per me è molto figo. Abbiamo Nicola di Fantasia Project, come vi ho già detto nell'introduzione, e Silvia di Tarantasia. Per rompere il ghiaccio, la prima cosa che vi voglio chiedere, che è assolutamente nel topic di serata, è: ma meglio polenta o arancini? Allora, intanto io sono palermitano, tu hai detto arancini e sono libero di uscire da questo podcast e proprio toglierti dalla mia rubrica di anche amici. Perché sono mezzo siciliana anch'io, quindi è una domanda proprio facile da rispondere se posta nel modo giusto. E quindi prova a rifarla. Quale sarebbe la dicitura giusta? Cina, arancine dal nostro arancine, lato. Okay. Non so da dove proviene Silvia, però Altavilla Milicia, quindi quindi dietro casa mia praticamente. Esatto, Per me la risposta è comunque arancini, arancine, a seconda di che scuola siete, perché sono effettivamente superiori. Sì, ma perché non esisteva una risposta diversa da questa? Cioè, giusto così, giusto così. A prima l'abbiamo fatta. Allora, vi voglio chiedere... Sì, d'accordo, a posto, distruggiamo Brian. A posto, ma io sono d'accordo con voi. Comunque, la prima vera domanda è: che cos'è un'associazione ludica? Penso che possiate spiegarlo meglio voi, a chi ci sta seguendo, piuttosto che io. Quanto vogliamo essere tecnici? Vogliamo essere più pratici che tecnici, che tanto i paroloni non piacciono a nessuno. Andiamo sulla pratica e in caso ci immergiamo un pochino. Se mi permetti inizio, poi assolutamente sì, al mi massimo aggiungi quello che perdo. Esatto. Intanto, quando si parla di associazione, al prescindere dal fatto che sia ludica o meno, parliamo di un gruppo di persone. Non bisogna mai dimenticarsi che dietro tutto questo tipo di realtà c'è un gruppo di persone. Cosa fanno tendenzialmente le associazioni ludiche? Sono un gruppo di persone che divulgano il gioco sano. Lo specifico perché qualsiasi associazione ludica si è trovata davanti allo scoglio del far capire che non facciamo gioco non sano come gioco d'azzardo, eccetera. Quindi, con i nostri mezzi, grandi e piccoli che siano, lo promuoviamo sul nostro territorio di solito. Tendenzialmente le associazioni ludiche lavorano nel territorio di nascita dell'associazione. Poi si spostano anche, ma abbiamo tutti un po' la nostra città o zona natale nel cuore e cerchiamo di portare lì quello che amiamo, che è il gioco, che può essere gioco di ruolo, gioco da tavolo, gioco di miniature, l'ARP, ci sono tante versioni diverse. C'è un piccolo gruppo che gestisce la parte burocratica, che è un po' quello che differenzia i gruppi informali dalle associazioni, cioè le associazioni hanno un codice fiscale, cioè sono una realtà con anche delle responsabilità legali. Esatto, c'è un gruppo che noi registriamo a tutti gli effetti, un regolamento che noi... Tanta burocrazia, esatto. tanta burocrazia. Entrare come socio all'interno di un'associazione è diverso da dire faccio parte di un gruppo informale. Nel momento in cui ti iscrivi e diventi socio, tu accetti quello che è il nostro statuto. Quindi ovviamente lo leggi, si spera, lo consulti, lo approvi e fai un po' tue quelle che sono non tanto le regole ma anche i valori sui quali è fondata l'associazione. E di solito si
spera, portiamo in tutto quello che facciamo. Quindi nel nostro piccolo ci teniamo moltissimo all'integrazione, a evitare qualsiasi tipo di discriminazione, a promuovere ambienti sani in ogni senso, cioè cerchiamo sempre di non dimenticare mai tutti i vari strumenti di sicurezza, per dirne una, cerchiamo di non escludere per età. Sono tante le cose che accomunano, per fortuna, quasi tutte le associazioni, perché tendenzialmente associazioni ludiche fanno più o meno la stessa cosa nonostante cambi la provincia, la regione. Però è questo, siamo un gruppo un po' più organizzato rispetto ad altri tipi di gruppi. L'organizzazione ci permette di fare cose molto molto belle. Noi collaboriamo con il nostro comune, stiamo cercando di collaborare anche con scuole piuttosto che ospedali, e avere un'identità legale proprio come quello del, come il nome dell'associazione, ti permette di poterti esporre anche verso orizzonti in cui un gruppo informale non potrebbe, ma esatto. Non perché non hanno i mezzi, ma perché c'è una questione di responsabilità che con altre forme di burocrazia che ti apre determinate strade solo se tu hai un certo inquadramento e garantisci un certo tipo di sicurezze che sono riconosciute dallo Stato italiano. Nel momento in cui noi costituiamo un'associazione, credo sia un APS pure Tarantasia. Sì, siamo più noi un APS. Esatto, esatto. Noi automaticamente entriamo nelle associazioni del terzo settore, facendo lo sforzo in più, per esempio accedendo a quello che è un po' il registro delle associazioni, di tutti quelli che sono gli enti del terzo settore, apriamo la strada a tutta una serie di collaborazioni e di opportunità che difficilmente o praticamente è quasi impossibile avere nel momento in cui sei solo un gruppo informale, perché lo Stato ti riconosce, sei qualcuno, sei qualcosa per lo Stato. Come dato... provare a prendere un volo internazionale senza passaporto, esatto, è la stessa cosa. Esatto. Dal momento in cui nasci come associazione hai i tuoi documenti di identità e quindi riesci ad arrivare dove chi non ha questo nome, questo esatto, documento, non può andare, ma proprio per una questione anche solo il dialogo sia tra associazioni ma anche tra associazioni e istituzioni cambia totalmente volto. Quindi concordo appieno con quello che ha definito Silvia. Oserei aggiungere, ma in realtà era intrinseco alla sua definizione, le persone che fanno parte di un'associazione perseguono di base scopi comuni, si prefiggono naturalmente obiettivi comuni e cercano di portarli avanti con la programmazione annuale che avviene di anno in anno e poi esatto, ognuno con le sue organizzazioni interne. Quindi abbiamo già toccato un po' anche quello che è lo scopo di un'associazione ludica, sì, che sarebbe stato lo step immediatamente dopo. Però voglio chiedere una cosa, perché io non la so, e magari anche qualcuno che ci segue per questo episodio si sarà fatto questa domanda. Hai citato prima, Nicola, APS. Sì. Per cosa sta? Cosa vuol dire? Associazione di promozione sociale, quindi rientriamo tra quelle che sono le associazioni no profit. E quindi noi riceviamo al massimo delle donazioni, abbiamo tutta una serie di vantaggi, di possibilità che possiamo fare da un punto di vista legale, possiamo eseguire da un punto di vista legale nei confronti dei nostri soci, nei confronti di enti esterni o fra noi associazioni, però di base siamo senza scopo di lucro, non vendiamo, non abbiamo nessun tipo di guadagno inteso come una fatturazione netta, infatti non abbiamo una partita IVA, abbiamo un codice fiscale, ma non esiste una partita IVA per le APS. Fa parte di quella che è la grande famiglia. Quello che arriva deve rimanere in associazione. Esatto, rimane in associazione, le tessere, esatto. Però serve per vivere. Esatto, il tesseramento e tutti i fondi rientrano in associazione e vengono investiti per potenziare quelli che sono gli strumenti dell'associazione, o comunque c'è permesso, per esempio, in casi particolari in cui dei soci prestino delle particolari prestazioni per l'associazione, anche mettere per esempio dei rimborsi. Se io domani vado ad una fiera che è lontana 20 km e io posso farlo perché la cassa dell'associazione me lo permette, posso emettere un rimborso benzina per quel socio che ha prestato la sua opera, in questo caso la sua macchina, per poter arrivare lì e portare per esempio il materiale associativo, altri membri dell'associazione, eccetera eccetera. Quindi abbiamo naturalmente delle possibilità interne, ma mai legate alla fatturazione, al vendere, allo scambiare delle prestazioni
monetarie, se non in una certa inquadratura ben specifica. Questo ci apre quindi al rientriamo in quelle che sono appunto le associazioni senza scopo di lucro, dove per esempio sono anche comprese le onlus, eccetera eccetera. Quindi però diciamo il nostro inquadramento, l'ideale sarebbe a fine anno diciamo risultare a zero tra allora non è, spesa. Non proprio perché comunque noi esatto. possiamo avere un fondo cassa che noi prendiamo a fine anno e portiamo come anno nuovo. Noi abbiamo degli obblighi naturalmente anche da un punto di vista fiscale, perché noi dobbiamo fare almeno una riunione l'anno, un'assemblea plenaria l'anno per l'approvazione del bilancio, perché sebbene esiste, come già aveva accennato Silvia, lo strumento del direttivo, il direttivo è uno strumento, un organo che dà una direzione all'associazione, ma è il socio che ha potere. Se un socio nota qualcosa che non va, per esempio nel bilancio, una voce che non era chiara, una voce che non era stata comunicata, può anche esprimere un dissenso e, se non è convinto, indire una votazione o annullare quel bilancio per poi far togliere quella voce, e in quel caso per esempio i soldi devono farli rientrare chi è stato responsabile di quella spesa, eccetera eccetera eccetera. Sentendolo per la prima volta mi sembra incredibilmente aggrovigliato in un certo senso, però essendo in Italia non mi stupisco comunque cioè, nonostante si sia in Italia, il difficile è partire. Perché all'inizio, se non hai nessuno che ti guida, la difficoltà è proprio quella, cioè è capire chi sei, cosa devi fare nel modo giusto, eccetera, eccetera. Io faccio parte dei soci fondatori di Tarantasia, quindi ho vissuto un po' tutto il processo di creazione e apertura, tra molte virgolette, di un'associazione. Però a un certo punto, nonostante il primo statuto fosse stato registrato, eccetera, eccetera, abbiamo dovuto rifarlo, perché adesso non mi ricordo che dettaglio era che non andava bene. Cioè, sono tante cose che devono essere ingranate. Una volta che sono ingranate, poi in realtà non è così complicato, perché tanto io mi ricordo la prima volta che abbiamo avuto una donazione, non dico che c'è stato il panico, però aspetta, devi capire come fare per fare la fattura, per fare così, per fare la ricevuta, perché donare alle associazioni permette a chi dona banalmente di scaricare, ad esempio, no? Quindi giustamente c'era stata questa necessità, fatta la prima, poi le altre sono tutte uguali. Cioè, si tratta solo proprio di nascere, di venire al mondo, di capire come gestire la burocrazia che c'è dietro, poi cioè, si fa. Può sembrare complicato, è un po' complicato nascere, ma una volta che superi il gradino, quel gradino, poi in realtà è tutto molto gestibile. Perché chi si fa un po' lo sbatti da parte del direttivo, ma non siamo mai soli, ci sono tanti professionisti che ti affiancano, cioè è un peso condiviso, diciamo, da questo punto di vista. Ma è un peso condiviso, è un peso che sia necessario che sia condiviso, perché comunque quando poi tu hai delle responsabilità nei confronti dei soci, nei confronti della legge, dello Stato italiano, perché nel momento in cui tu sei effettivamente un'associazione registrata non puoi più fare le cose un po' così come viene, oppure vabbè, quest'anno abbiamo fatto così, il prossimo si vedrà. Hai determinati obblighi e anche lì hai bisogno di persone che non solo ti supportano, ma che forniscono, che introducono nel dialogo associativo anche punti differenti, punti di vista diversi, per avere poi anche una crescita costruttiva dell'associazione, perché magari una cosa che io tratto con leggerezza, un altro membro del direttivo, un socio, capisce che c'è un'importanza un po' più focale, dice aspettate, sì, forse può essere leggero, ma approfondiamo magari questo aspetto qui, perché magari può comportarci una complicazione in futuro, meglio gestirlo adesso e poi così siamo più liberi dopo. Invece parlando proprio degli inizi... come si apre un'associazione, come si fonda? Cioè, al di là del prendere il bro di fiducia che dice oh bella, mi piace il gioco di ruolo, ah dai, bella, diffondiamo questa cultura, andiamo in comune. Intanto che ne so, non basta per dire. Un bro, sì, ma ce ne servono tanti. Almeno due. Sì, quello immaginavo. Tre è il minimo. Sì. Minimo tre, quindi. Certo, perché poi quando devi prendere le decisioni non puoi fare il pareggio, come gestisci esatto, il pareggio? Esatto, esatto. Allora, ci vuole un po' di cash, perché sì, perché per nascere non sono tanti, perché non pensate delle cifre proibitive, perché non è assolutamente così, però parliamo di documenti che vanno registrati, redatti, quindi se hai qualcuno che te lo scrive, o comunque che te lo scrive bene,
puoi anche non pagare qualcuno che ti scrive lo statuto, però deve essere scritto in un certo modo, deve essere redatto in un certo modo, bisogna fare tutta una serie di registrazioni. Sì. Quindi all'inizio direi che la cosa fondamentale, al di là del numero di soci fondatori, è la pazienza. Perché tendenzialmente, io non so, perché qua poi le cose cambiano non solo da regione a regione, ma da provincia a provincia, perché dipende proprio dall'ente con cui ti trovi davanti. Io non so come sono state le cose per voi giù. Noi qui abbiamo avuto la fortuna di avere degli enti che ci hanno fatto delle consulenze gratuite, quindi non abbiamo dovuto pagare per le consulenze, essenzialmente per farci per capire se gli statuti, i documenti, eccetera, andassero bene. Mm-hmm. Però dall'altra parte, essendo una consulenza gratuita, era no, guarda, qua no. Quindi nel senso, certo. Poi dovevi metterci il resto per sistemarlo. Noi non abbiamo avuto questa fortuna, o meglio, abbiamo avuto l'esperienza di altri che prima di noi avevano fatto, quindi abbiamo potuto anche in un certo senso confrontarci con loro, però poi comunque le spese ci sono state, perché noi abbiamo anche avuto un notaio, anche solo il notaio che deve poi registrare l'atto, perché appunto è un atto. Sì, beh, quello anche poi... noi, perché quello esatto. Per forza, quello non puoi. E non... poi c'è anche la possibilità, che nel nostro caso, io non sono un socio fondatore, io sono la nuova generazione, sono diventato presidente quest'anno praticamente, quest'anno associativo. I nostri soci fondatori hanno pure messo del capitale sociale per l'avvio poi di tutta l'associazione. Sì, anche noi, esatto, noi siamo nati durante quindi, il Covid. Eravamo noi poco prima praticamente. Cortile al buio. Abbiamo messo lì tempismo, tempismo top per aprire un'associazione ludica al Covid. Noi eravamo pregato. Pronti prima. Noi eravamo pronti prima, in teoria inizio 2020 noi eravamo pronti per partire. Poi ovviamente con l'arrivo abbiamo detto aspetta un attimo, e siamo nati ufficialmente il 12 giugno del 21, quindi abbiamo appena fatto il nostro terzo compleanno. No, noi siamo in giro al 2016 come già associazione costituita, nel 2019 poi c'è stato tutto il bordello del Covid eccetera eccetera, quindi noi addirittura a un certo punto avevamo tutto, tra l'altro tutto nasce da Trapani, cioè poi ora Fantasia è tutt'altro, da quando è nata è cambiata molto, poi magari ci saranno segmenti per poterne parlare più approfonditamente. Noi addirittura avevamo una saletta, quindi proprio un locale dell'associazione, dopo il Covid noi non l'abbiamo più, perché certo. È cambiata così tanto l'associazione che oggi non ha più senso per noi avere un luogo solo di aggregazione. Certo. Ma ci appoggiamo a quelli che sono già locali, ludoteche della nostra regione. E quindi anche lì ci sono, per esempio, già avere una sede, sono altri costi di gestione, altri permessi. Noi quest'anno siamo riusciti, per esempio, a sconfiggere l'Enel, perché è proprio stata una battaglia che non ci ha mai tolto il servizio elettrico, e mi sono dovuto mettere io lì... telefonare, mandare una PEC, perché se non mandi determinate cose, quindi certo. Ci sono anche proprio delle gestioni, non è, l'inizio è la costituzione dell'associazione con quelle che sono le prime spese, da lì in poi è un investimento. Cioè, pensate anche a cioè il presidente deve avere l'accesso al conto bancario dell'associazione, esatto. La firma digitale, esatto. Cioè ci sono tante cose che devono essere avviate. Ecco, ha citato una cosa molto importante, l'aiuto di altre associazioni. Cioè, con tutta la tranquillità e anche un minimo di umiltà, rendersi conto che si sta cercando di fare qualcosa che tante altre persone prima di noi hanno già fatto, e confrontarsi con chi c'è già passato. Ma proprio perché purtroppo, soprattutto all'inizio, ci sono tanti pezzettini di burocrazia che a volte non ti verrebbero neanche in mente. Peccato che se li dimentichi, poi sono tasse, sono multe e sono tutte cose che aumentano e peggiorano nel tempo. Cioè, pensare che, per esempio, noi stessi, ora che ci siamo affacciati, siamo usciti dalla semplice Sicilia, e quindi ci siamo affacciati ad un panorama di associazioni, di federazioni più grandi. Ora noi ci stiamo rendendo conto dell'importanza, per esempio, dell'iscrizione a RANS, e quindi di avere un conto corrente, e quindi stiamo correndo ai ripari, perché noi stiamo provando a farlo da 2 anni e ancora non riusciamo banalmente, esatto. Anche solo tra noi soci non riusciamo a donare l'8 per 1000, mi sembra, sì. Esatto, cioè l'8, il 5 o addirittura il 2 per 1000, una miseria, però una miseria, però si potrebbe fare, esatto. Cioè, come
associazione, cioè, lo puoi fare. Esatto. Noi ci stiamo provando da più di anni. Non mi dire niente, perché io sono lì che dico, ma cavolo, ho un'azienda agricola che fattura, perché devo non posso contribuire alla mia associazione? Tanto esatto, li dovrei dare comunque questi soldi. Vado a fare il 7.30, esatto, mettere un altro codice fiscale, metto quello della mia associazione. Esatto. Sono cose che si possono fare da un punto di vista assolutamente liberissimo e legale in Italia. È difficile, io non so se è difficile così per tutti, ma vi assicuro che per noi APS è difficile, cioè è proprio una strada molto lunga. Io non ho detto 2 anni per caso, io ho detto 2 anni perché sono almeno 2 anni che ci stiamo provando, perché all'inizio devi aspettare tipo almeno un anno dalla fondazione prima di poter iniziare a fare richiesta. Poi devi avere dei documenti fatti, per esempio i bilanci li devi già avere pronti, perché li dovrai caricare. Cioè, e tu pensa che noi sapendolo abbiamo sempre fatto tutto in funzione dell'iscrizione al RUN, cioè noi non ci siamo trovati impreparati, ma nonostante questo abbiamo fatto dei piccoli errori e nel tentare di aggiustarli, di sistemarli, stiamo ancora aspettando. Quindi alla domanda che cosa serve per aprire un'associazione, pazienza sicuramente, pazienza, almeno altri 2 scappati di casa come te, almeno noi eravamo in 10 e siamo stati fortunati, e qualcuno che ti guidi. Sì. Qualcuno che c'è già passato, che ti dia una mano a non fare gli stessi errori che ha fatto lui. Aggiungo anche la consapevolezza di dover investire qualcosa. Ragazzi, lo dico perché a volte mi sono confrontato con altre realtà. Io capisco che tutti abbiamo le nostre vite, le nostre complicazioni, ma se si vuole arrivare a un certo obiettivo, bisogna anche sapere che si dovranno fare dei sacrifici. Quando tu hai quei soldi, sembra stupido parlare di soldi, ma quelle spese lì servono, e all'inizio non sarà facile. Noi anche abbiamo perché all'inizio il fondo cassa non c'è. Esatto. Noi abbiamo, abbiamo dovuto cominciare a dare rimborsi di benzina dopo almeno 3 o 4 anni che eravamo associazione. È così. E lì fa molto. Noi non siamo ancora arrivati ai rimborsi di benzina. No, ci credo. Però dico, è per un discorso per cui lì fa tutto all'inizio, le persone che sono coinvolte devono essere motivate e credere veramente nei valori, negli obiettivi dell'associazione, perché all'inizio è un investimento per tutti, i fondatori in primis, ma poi anche tutti i primi soci, i primi membri dell'associazione cominceranno a dover investire intanto nell'associazione per vederla poi crescere. Quello è importante, realizzare questo è la chiave, è una delle chiavi per poi avere una mentalità che porta a crescere e a rendere materiale viva l'associazione. Il volontario è questo, il volontario è una persona che crede negli obiettivi, nella mission, citando il linguaggio quello un po' più aziendale dell'associazione stessa. Abbiamo parlato un po' degli obblighi, delle responsabilità, di cosa vuol dire far partire questo progetto, e se posso fare un commento, sentendo tutto questo mi viene un pochino da pensare, Madonna che accollo da una parte, però capisco la spinta che c'è dietro, la fiamma che brucia nello stomaco, come diceva Bukowski, trova qualcosa che ami e lascia che ti uccida, un po' mi ricorda questa filosofia. Ma guardando il lato positivo, diciamo, ci sono degli obblighi, ci sono dei diritti, ci sono dei privilegi che si ottengono con un'associazione? Ti direi, privilegi intesi come, a parte diciamo qualcosa sul fiscale, tipo degli sgravi, delle situazioni, i privilegi vengono nel momento in cui tu puoi accedere a tutta una serie di risorse, quando diventi effettivamente un'associazione, che un gruppo singolo a volte non può completamente, cioè non ci può accedere proprio per legge. Anche solo andare in un comune e dire, ah, ma c'è un bando per assegnare uno spazio, se non sei un'associazione non lo puoi senza avere. Senza quel codice fiscale non puoi neanche fare richiesta. Non puoi avere, cioè, o affitti tu un luogo a tue spese, il vostro gruppo si mette d'accordo e lo affitta, o fine. Non hai nient'altro. Il vantaggio è l'identità, è quello che dicevamo prima. Esatto. Il fatto di essere riconosciuti dal panorama
passatemi il termine, legale e politico, esatto, italiano. Dalle istituzioni in generale, che sia il Comune, che sia anche l'Unione Europea, perché in un'Unione Europea in cui esistono anche dei bandi per la promozione culturale, un'associazione come un APS può farlo adesso, sì. Può dialogare, ecco, oltre l'identità ti apre il dialogo con quelle che sono tutte le istituzioni, e questo è una cosa molto importante, specialmente quando appunto la stessa parola lo dice, APS, sei un'associazione di promozione sociale, da. Un'associazione che nello statuto ha d'obbligo di mettere la volontà di diffondere la cultura, non solo del gioco ma a 360 gradi. Promuovere proprio la base, esatto, di questo tipo di associazione. Esatto. Non rimanere fermo nel tuo piccolo, o comunque al di là della questione di arrivare chissà dove, ma anche, certo, nel tuo piccolo andare avanti con la, esatto, missione, cioè, di promulgazione. L'idea è crescere nel senso non solo spazialmente o di numero, ma proprio nell'interazione, nel concetto, nel know-how, nelle capacità, perché magari io sono una piccola associazione, una piccola APS, e non uscirò dal mio comune, magari non uscirò, però all'interno del mio comune posso crescere di rilevanza, posso diventare, esatto, un punto fermo per la mia piccola società, perché promuovo eventi, perché faccio eventi, perché do dei servizi, perché poi alla fine la cosa secondo me importante e bella di una APS è che noi siamo a servizio di quelli che poi sono i soci, ma anche di tutte le persone che decidono di avvicinarsi nei vari eventi, nelle varie circostanze in poi cui l'associazione è chiaro, si... non è che sia impossibile, o meglio, alcune cose è proprio impossibile, cioè i bandi non li puoi proprio fare se non sei un'associazione, ok, messo questo paletto. Poi non è che altre cose siano impossibili, no. È che purtroppo in molte occasioni presentarti come un'associazione registrata, riconosciuta, ti avvantaggia proprio perché ti mette, è come se ti mettesse, sì, su una luce diversa davanti alle persone con cui stai parlando. Cioè dal momento in cui io vado da qualcuno per proporre quello che faccio, è come se ti dicessi io ci credo abbastanza da metterci la faccia, il nome e la responsabilità legale. Se io ci credo così tanto, gli altri ci credono un pochino, esatto, di più. E poi ci arrivano anche gli altri, perché ci sono tantissimi gruppi informali che fanno delle cose bellissime, bellissime. Ci presentiamo in maniera diversa. Esatto. È come se noi automaticamente, al momento in cui noi abbiamo un'associazione, cominciassimo a mettere su un curriculum. Esatto, il nostro è scritto bene, in ordine, presentato bene, rispetto a tutti i dettami del curriculum europeo, e l'altro magari assumono anche quello. Pure. Esatto. Magari assumono anche quello con la lettera, esatto, scritta a penna, nessuno lo toglie. Però naturalmente, specialmente quando ci si dialoga non più con un semplice locale fra persone, ma si passa a un dialogo superiore, lì è una presentazione a volte obbligatoria, a volte non basta manco quella. Noi abbiamo avuto di recente un'esperienza che ci ha dato molto da riflettere con un museo. Stavamo organizzando un evento all'interno di un museo, che ha un'ottima collezione di reperti storici del Risorgimento. Progettiamo tutto l'evento, i grafici fanno una locandina originale bellissima, arriviamo eccetera eccetera. Ci troncano le gambe perché appena noi abbiamo nominato gioco, nonostante fossimo un'associazione, potevamo andare a vedere tutto quello che avevamo fatto, i social pieni di reference, gli abbiamo spiegato, gli abbiamo presentato pure un progetto scritto, utilizzano una scusa per annullare all'ultimo l'evento. Madonna. Senza riguardi per tutto il tempo impiegato dalle persone. Tutto il tempo impiegato, sì. È la serietà con cui noi ci siamo presentati. All'inizio ho sottolineato il discorso gioco sano, perché non avete idea di quante volte veniamo o presi sotto gamba, perché nominiamo il gioco nel nostro obiettivo, o quante volte, quasi peggio, veniamo confusi con appunto... Una bisca. Esatto. Ah, ma quindi fate le scommesse? Ma no, per l'amor del cielo, assolutamente no. Però purtroppo sono scogli. Ma a volte proprio sono cose stupide
Sì. Proprio parlando di quell'esempio, a un certo punto ci viene, c'era il responsabile di area di Trapani con il membro del direttivo, vanno a parlare con questa persona dopo che ci avevano cancellato l'evento per avere un confronto. No, ma c'era un drago in copertina e noi, a me non... È il logo della mia associazione. Cosa e anche vuoi? Noi siamo un draghetto, tra l'altro. Quindi cioè, dobbiamo fare gemellati. Dobbiamo fare questo gemellaggio Tarantasia. Noi abbiamo un drago che dorme a Lodi. Noi abbiamo un drago che dorme a Lodi, per quello noi siamo Tarantasio, abbiamo... il drago Tarantasio. Noi abbiamo la lore invece che noi siamo i coboldi servitori del drago rosso, quindi anche noi membri del direttivo, anche il presidente in realtà è un coboldo come tutti gli altri, non, allora, il direttivo non è il drago. Cioè perché noi ci identifichiamo proprio come draghi. Hai visto? Oh, proprio no. Perché appunto nella nostra isola, certo. Rodi, nell'isolotto dell'Adda, certo. Si dice che lì sotto dorma il drago. Dorma Tarantano. Un drago, bello. Chissà che casino con i pronomi, se vi identificate come draghi, però va bene. Si fa tutto, ma guarda, ci abbiamo messo più tempo a scrivere le 10 righe per l'inclusività di dello statuto che tutto il resto dello statuto. Minchia. Al momento potrebbe darci noia solo se dovessero arrivare degli extraterrestri. Perché noi non abbiamo... sono sicura che potrebbero sentirsi inclusi dal trafiletto dell'inclusività. Madonna. Noi invece proprio abbiamo scelto di troncare detto non di non di proprio mettere le basi. Noi siamo un'associazione apartitica, apolitica, tutti sono i benvenuti, non... Abbiamo fatto la stessa cosa, ma nel tentare di essere sicuri di non escludere nessuno, è avete venuto ampliato. Esatto, proprio perché ci teniamo tantissimo che non sia nessun mezzo di esclusione. Sì, sì. Ma noi a volte abbiamo rinunciato a delle collaborazioni proprio perché magari c'erano locali che chiedevano dei tesseramenti a determinate... che avessero comunque un a determinate associazioni o enti che comunque fossero coinvolte o schierate politicamente. Noi abbiamo detto no ragazzi, i miei soci, perché anche noi siamo completamente apolitici, quindi i miei soci non devono tesserarsi a niente, devono passarsi una serata tranquilla, cioè, e poi naturalmente sono sempre tutti ben accetti, non c'è nessuno all'interno di un'associazione APS, ma penso che posso parlare davvero per la maggior parte, se non per la totalità, perché è intrinseco proprio a quello che siamo, non c'è nessuna barriera. Al massimo può succedere che se tu assumi all'interno dell'associazione degli atteggiamenti scorretti, lì poi si vede caso per caso. Ma tutti però quella rientra già un po' nella persona, socio, esatto. O frequentante, esatto. Che va contro, esatto. Lo statuto, valori, il regolamento, i valori, eccetera. Quindi di base nessuno, e dico nessuno, verrà mai respinto da una PS. Io parlo di Fantasia, posso parlare di Tarantasia, ma penso che tutte le realtà non c'è un limite, ma... credo che sia anche intrinseco a quello che noi facciamo, che è gioco di ruolo. Cioè, noi abbiamo scelto di accoppiare due cose che secondo me vanno molto bene, che è proprio la totale accoglienza. C'è il rispetto, esatto. L'educazione, che non è mai da dare per scontata, e l'apertura mentale che ti permettono di approcciarti e relazionarti con chiunque, sarai sempre il benvenuto in qualsiasi tipo di associazione ludica. Esatto. Un gruppo informale, perché alla fine questo è un valore un po' trasversale a chiunque decida di fare questo sul territorio. Secondo me, tra l'altro, i giocatori di ruolo, ora come ora, specialmente le nuove generazioni, sono un gruppo tendenzialmente abbastanza empatico. Ci sono sempre quei casi che sono patologici, che appena li vedi, okay, ho capito chi sei. Però su questo discorso qua, da esterno, mi viene da dire... è giusto comunque dare una referenza come mentalità magari dell'associazione eccetera, però basta semplicemente usare la testa per quanto riguarda l'inclusività. Sì, ci sono sempre le teste di cazzo. Non è così semplice, perché dal momento in cui, quello che dicevo prima, cioè quando tu ti tesseri e diventi socio, tu hai approvato quello che chi ha fondato l'associazione ha messo nero su bianco. Esatto. Quindi nel momento in cui tu vai contro i nostri principi e c'è scritto ciao, cioè basta, cioè se non ci fosse scritto uno potrebbe tentare di rigirare la faccia, argomentare, esatto, però la verità è questa, e non l'avevo capito, ma non intendevo quello. Domanda in questo senso, nel senso, metti che c'è una situazione che è grigia in questo contesto, chi è che taglia la testa?
nel senso ci sarà il direttivo, che parla, direttivo. Però se è lì borderline su una fallacia, allora, regolistica, cioè prima ci sono tipo le i richiami o comunque sì, insomma, le parlo, allora, solitamente parlo con te, allora, ho esatto. notato qualcosa che non va nel tuo comportamento, io ti prendo da parte perché non devo fare tribunali speciali o altro e ti dico: amico caro, ma ti rendi conto che il comportamento che hai assunto, che l'atteggiamento, il modo con cui ti poni con Tizio, Caio, che sono soci, e anche fuori dai soci, perché se siamo in un evento associativo, io non posso dirti niente, fuori dal... quando non sei nell'associazione, con l'associazione, puoi essere quello che vuoi. No, non è una mia responsabilità, come tu ti poni al mondo. Ma nel momento in cui sei in contesto associativo, ti rivolgi a soci o a persone che stanno collaborando, che stanno interagendo con l'associazione, lì allora fa fede quel regolamento lì. No, non, e non si scappa. Un regolamento, uno statuto, e non si scappa. Io quindi posso dirti, come diceva appunto Silvia, ok amico, fermati, forse è un po' troppo quello che hai fatto, e te lo posso dire una volta. Arrivo a due, già sono molto buono. Alla terza... Però la terza si passa dal direttivo. Noi non, esatto. non è mai successo, quindi no, neanche immagini a noi, neanche quello a noi. Che sia l'iter. Di solito neanche c'è un riunione del direttivo in cui esatto. si delibera l'esclusione del, del tolt dal libro dei soci esatto. e... di solito esatto. è così. Lì è... Per assoluto non vuol dire che poi non puoi venire, no, però certo. non puoi più essere socio, cioè esatto. essere socio ti dà comunque dei diritti oltre che dei doveri. Esatto. E quindi noi ad esempio i nostri eventi sono assolutamente liberi, non sono solo per i soci tesserati, anche da cioè, noi, chiunque può anche fare da i nostri noi. Eventi. Noi... Se non esatto. sei socio, non hai alcuni vantaggi. Noi addirittura adesso però abbiamo cambiato struttura. I nostri soci non sono le persone che vengono agli eventi. Noi associamo solo master, dimostratori di giochi da tavolo, persone che collaborano attivamente alla vita dell'associazione. E questa e una, chi... è una cosa simile a noi. Cioè, esatto. cioè chi vuole masterare esatto. sotto il nome di Tarantasia deve essere socio. Esatto. Ma banalmente tocca al discorso che dicevamo prima. Perché dal momento in cui ti tesseri, approvi il mio statuto, approvi la mia essenza e quello che voglio fare, esatto. e quindi puoi rappresentarmi sul territorio. Non è il termine giusto, è come se tu avessi un patentino, tra virgolette, non è un fisico patentino, ma o meglio, tutelo l'associazione. Perché esatto. io ti sto dicendo, parliamoci chiaro, il direttivo, che è un organo che a volte è difficile da far vedere anche ai soci, specialmente quando le associazioni sono grandi, perché no, vedi queste figure, poi noi abbiamo scelto queste, le polo nere, vedi queste polo nere che si aggirano con queste scritte rosse, si aggirano fra i tavoli e la fiera, che prendono, parlano, fanno, organizzano. A volte può sembrare distante, ma l'avere un direttivo significa che tu hai un gruppo di persone scelte dai soci, perché il direttivo viene eletto da tutti i soci. E sono loro che esprimono democraticamente una preferenza, hai un organo che tutela te socio e la sopravvivenza dell'associazione. A me spesso è capitato di dire la vera responsabilità del direttivo è saper prendere scelte impopolari, perché a volte il direttivo si può trovare in delle situazioni in cui la scelta che prende magari non è condivisa da tutti i soci, ma è stata ragionata per garantire e salvaguardare l'esistenza dell'associazione, perché se l'associazione non esistesse più, le persone che sono all'interno non avrebbero più quel luogo di ritrovo, quell'ambiente, quella opportunità. È duro a volte doverlo fare capire, ed è duro a volte essere nella posizione in cui quelle scelte vengono prese, ma a volte ma è il bene, alla fine il direttivo si promuove il bene dei soci attraverso la lungimiranza, l'esistenza dell'associazione. E voi due nello specifico perché avete scelto di far parte di un'associazione? Nel nostro, nel mio caso, è stato un cercare di arrivare un po' più lontano rispetto a quello che facevamo già. Noi eravamo al tempo GDR Lodi, un gruppo Facebook che attraverso quello si trovava e giocava, quindi proprio una cosa molto molto tranquilla. C'era tra di noi qualcuno che aveva già esperienza di associazione
ad esempio in Scout piuttosto che in altre associazioni di in altre PS di altro tipo, ma come diciamo cambia magari l'obiettivo, ma la struttura di una PS rimane quella. E parlando tra di noi ci siamo detti: beh, ma se provassimo a fare quello che facciamo adesso, ma in maniera un po' più strutturata, soprattutto pensando al futuro, cioè pensando alla possibilità di avere spazi, la possibilità di avere, cioè il nostro è stato un obiettivo, cioè spostare l'obiettivo, cioè non facciamo semplicemente quello che facciamo adesso, cioè giocare sul territorio, cerchiamo di farlo in una maniera un pochino più costruita. Noi nel nostro piccolo, al di là di quello che facciamo, stiamo tentando di relazionarci anche con scuole, ospedali, cosa che appunto senza il nome associazione non avremmo potuto fare. Quindi nel nostro piccolo e anche nel parlando anche solo banalmente per me, per Silvia, è stato questo, cioè cercare di fare un pochino da grandi quello che facevamo già. Quindi non dimenticare da dove siamo partiti, cercando però di porci qualche obiettivo un pochino più, più strutturato. Il primo che abbiamo portato a termine e che stiamo continuando a portare a termine è fare il nostro evento, che penso avremmo potuto fare anche in altro modo, ma grazie alla nostra identità, il nostro evento che facciamo una volta all'anno, Dragon Roll, al Castello di San Colombano, ci permette non solo di avere un bellissimo spazio esterno, ma noi portiamo il gioco all'interno di sale nobiliari di un castello. Fiducia che ci è stata data anche e soprattutto perché, perché ci abbiamo messo la faccia, ci abbiamo messo il nome. Cioè, come quello che dicevamo prima, cioè affittare uno spazio è una cosa che volendo puoi fare. Il comune di San Colombano ce lo dà una volta all'anno senza chiederci nulla. Abbiamo la possibilità di fare questa cosa bellissima ed era il primo degli obiettivi a lungo termine che ci eravamo posti. Adesso appunto stiamo cercando di arrivare anche a collaborare con scuole, ospedali, quindi strutture un pochino più particolari, e cerchiamo di crescere. Stiamo cercando di diventare grandi, per quello abbiamo deciso di avere un'identità un po' più razionale come quella che è la PS. Condivido sicuramente quasi la totalità delle cose che ha detto Silvia. Per me personalmente all'inizio è stato semplicemente riuscire a trovare una community che avesse la mia stessa passione e la voglia di divulgare questa passione. Quindi trovare delle persone che non si fermassero semplicemente a gioco a casa con gli amici, quello lo possiamo fare tutti, ma che avessero l'ottica di non solo gioco a casa con gli amici, voglio che tante nuove persone conoscano questo mondo, si appassionino e collaborino a condividere questa passione, a diffondere questa passione, questo hobby, che però è anche divulgazione di cultura, di saperi, di esperienze. E da lì nasce anche l'idea di essere una PS, cioè il gioco non è solo intrattenimento, non è solo divertimento, ma è anche divulgazione di cultura, saperi, appunto, esperienze, skills, proprio si riescono proprio a sviluppare delle abilità attraverso il gioco. Io cito spesso, mi sono trovato spesso a citare una frase di un famoso designer italiano che disse: giocare è una cosa seria. Con questo spirito, io personalmente, ma so che è lo spirito di tutta l'associazione, noi portiamo avanti quelli che sono i nostri obiettivi. Da lì nasce poi la volontà appunto di diventare qualcosa di più serio, di qualcosa di strutturato, di formato, e poter raggiungere, anche noi stiamo provando da anni a raggiungere le scuole, a raggiungere i musei, tutte quelle istituzioni dove può essere interessante. I nostri primi obiettivi come associazione li abbiamo raggiunti quando ci hanno invitato alle fiere, quando ci hanno detto: ma sai che siete un'associazione, vorremmo che gestiste l'area GDR di Palermo Comic Con, di Trapani Comics, eccetera eccetera. Di recente siamo pure riusciti a entrare nelle scuole ed è stato forse, ecco, il nuovo primo obiettivo, una nuova conquista molto interessante. Oramai 2 anni fa abbiamo fatto giocare in 3 scuole collegate nello spirito, perché erano in 3 punti diversi della Sicilia, l'Inferno Dantesco, grazie al sistema che ha prodotto Acheron. Ed è stato molto bello, un'esperienza molto bella, tra cui uno era la mia scuola dove insegno io, quindi lì è stato proprio un traguardo incredibile riuscire a fare cose del genere.
Quindi sì, concordo assolutamente con Silvia, aggiungo anche proprio la volontà di condividere questa passione, di coinvolgere in questa passione, quindi l'aspetto ludico, l'aspetto di comunità, ma anche l'aspetto divulgativo culturale. Queste secondo me sono cose che mi hanno mosso a voler far parte di questo e poi addirittura pian piano a prendermi la responsabilità di essere pure presidente della mia manata di coboldi in giro per la Sicilia. Condivido molto questa cosa che hai detto, Nicola, perché nel nostro piccolo, comunque quando abbiamo voluto creare il canale, più o meno ci ha mosso più o meno lo stesso input, il desiderio di poter dire la nostra, sì, avere il nostro spazio, ma comunque divulgare quella che ci sentiamo essere la nostra cultura con le altre persone, cercare di espandere quello che a noi fa star bene, sperando che possa far star bene anche gli altri. E Esatto. io personalmente ho molto rispetto di quello che fanno le associazioni, far giocare sul territorio le persone direttamente al tavolo, perché io lo trovo molto importante ed è una cosa che vorrei fare di più anch'io, ma purtroppo i mezzi talvolta sono tanto limitati. Parlami di qualcosa di un pochino più leggero, qualcosa un po' più goliardico. Sicuramente vi sarà capitato di fare multitavolo o vabbè, comunque durante le fiere, le varie giocate. Mi dite l'aneddoto più divertente che vi ricordate a memoria? Io ce l'ho Io proprio ce l'ho, io ce durante l'ho. una multitavolo. È molto breve il mio, è molto breve, però Pure noi il mio. qualche anno fa abbiamo portato questa multitavolo in cui abbiamo ricreato il film dei Pokémon La forza di uno. Ok. Ok? Allora, io non so quale divinità del gioco di ruolo ha guardato di me e mi ha condotto verso un tavolo pazzesco. È stata una bellissima multitavola, però se tutti hanno giocato a questo livello, noi abbiamo giocato a questo livello di divertimento. C'è stato un... Cioè, era come se fossimo strafatti di qualsiasi cosa, solo noi cinque. È nato il Team Fantabosco e a distanza di 3 anni da quella multitavolo, quando ci incontriamo tutti insieme, perché noi eravamo gli unici con tutti i pupazzetti Pokémon, perché sapevamo che era una multitavolo Pokémon, noi a distanza di tot anni cioè ci incrociamo per le fiere, ci guardiamo, Team Fantabosco, Team Fantabosco! È una roba stupida, ma è bellissima. È bellissima. Poi ci saranno stati un miliardo di altre cose esilaranti, però la nascita del Team Fantabosco durante una fiera in una multitavolo a me fa ancora ridere tantissimo. Tantissimo. Tra l'altro, mi è Allora, capitato anche di fare dei viaggi di ruolo con uno di questi ragazzi. Cioè, mi hanno appena detto che al nostro ultimo evento quasi tutto il Team Fantabosco era un era altro lì. tavolo a partecipazione. No, Io non no, c'ero perché mi sono dall'altra parte. no, brutto, brutto. Però. Io credo che l'evento che sto a raccontare palesemente non è mai successo al pubblico di YouTube. È un sogno che è avvenuto così durante una multitavolo. L'anno scorso facciamo una multitavolo tutto a tema pupi siciliani, utilizzando Brancalonia, ci studiamo la chanson de Roland, facciamo così. Prendiamo due dei nostri soci che fanno teatro, li affidiamo ad un coreografo che ci ha fatto il favore di insegnargli una coreografia ispirata tutta ai movimenti dei pupi. Scena madre dove loro due si confrontano dopo che i personaggi sono riusciti a far rinsavire l'eroe, a liberarlo dalle sue catene. Quindi c'è questo momento un po' di show quasi che abbiamo allestito per chi partecipava. Cominciano ad affrontarsi con due bastoni di scopa. C'è un colpo troppo forte, si spacca un bastone da scopa e parte. Fortunatamente non prende nessuno. Noi sbiancati totalmente. Continuiamo velocemente la cosa. Ok, ragazzi, non è mai successo. Non faremo mai più una cosa del genere, va bene? Io sto tremando al posto tuo perché so quali sono i rischi associativi e Sì, assicurativi tra l'altro, legati a questa cosa. durante una fiera, quindi con possibili minorenni fra i tavoli, non c'erano soci, quindi la copertura sarebbe stata quella della fiera e non la nostra. È Esatto. stato tipo, cioè ora la prendo come evento divertente e ci Ecco, ridiamo questa sopra è tutti. una differenza tra gruppo informale e associazione. Cioè, il gruppo informale succede una roba del genere, si gira e se ne va. Addio, smonta tutta l'aria. L'associazione.
Quindi ora la racconto come aneddoto divertente, in realtà lì eravamo morti, panico, morti totali, ci credo. Eravamo sbiancati, però adesso rimane un aneddoto divertente. Veramente solo divertente, il tuo è diventato divertente, lo è diventato a posteriori quando nessuno si è fatto male, però lo racconto con molta divertente in realtà, proprio perché è stata una casualità così strana fra tutte le cose che potevano succedere che noi lì siamo stati proprio spiazzati e poi abbiamo preso sul ride. Noi durante l'ultimo evento le sedie che ci hanno dato erano sedie che tendenzialmente vengono tenute in un angolo del cortile, quindi sedie di plastica che prendono sole. Oh no, sappiamo tutti che cosa succede. Però è arrivato un master a un certo punto gasatissimo, ma ragazzi, se cercavo di farla apposta non riuscivo, faccio un colpo, mando a zero il suo PG, si spacca la sedia. Esattamente in quel momento. E lì, prima sbiancato, sta bene, va bene, tutto a posto, sì. Ok, ora ridiamo. Ridiamo tutti. Esatto. No, poi ce ne sono tantissimi, davvero. Per esempio, la volta in cui un PNG da noi, Modena, di quest'anno, facciamo la multivoda di Apocalisse per Acheron, insieme a un gruppo che si chiama We Roll del Modenese. Io facevo uno dei cavalieri dell'Apocalisse Conquista, che aveva varie interazioni, eccetera, eccetera, e poteva costringere un giocatore ad andare nel tavolo avversario, fomentando la sua brama di conquista, e attaccare un tavolo avversario. Lo faccio, e quel giocatore fa TPK sul tavolo, e io, cosa? Madonna. Sì, ma queste sono le gioie del mondo del gioco di ruolo. Sono sì, è della vita poi associativa, perché poi tu questi aneddoti li racconti in quelle serate, no, post fiera, dove siamo tutti distrutti, post evento, eccetera, eccetera, e ti fai le risate. Poi nasce questa lore interna all'interno dell'associazione che poi divulghi, diffondi. Noi, ovviamente ormai, cioè, poi parliamone con più calma, ma tra Coboldi e Draghi, cioè, prossimo Modena, dobbiamo fare qualcosa. Assolutamente. Cioè, se non siamo insieme a fare qualcosa, quasi compaesani pure. Basta. Cioè, l'importante è che non me la facciano coincidere né col matrimonio né con la luna di mele, ma è sembrato di capire che l'anticiperanno un po' quest'anno. Non lo so, ancora non ho visto che stiamo preparando cose, quindi ora poi ci dovremmo per forza sedere a un tavolo. Spoiler, no spoiler, mi hanno detto che potrebbe tornare alle vecchie date. Addirittura qualcuno, per rumor, ma dice che sono voci da anni, dice che non sarà più a Modena, ma sarà a Bologna. Però questa non sembrerebbe che però quest'anno sia ufficiale. Attenzione. Però sono rumors. Ufficiali. Sì, esatto, sono quelle strane voci, perché per esempio, sapetelo, il Modena Play nasce da un'associazione, dal Club 3M, cioè quindi essere un'associazione a volte, avere portare questi... ovviamente dipende da cosa vuole fare. Mi pare neanche si chiamasse Modena Play all'inizio, la prima edizione... Ma non si chiama Modena, cioè tuttora non si chiama Modena Play, si chiama Play, il festival del gioco. Esatto, poi hanno accorpato Modena e ora... Nel linguaggio comune lo chiamiamo Modena Play. Ma è Play. È il Play, sì, il festival è il Play. Infatti anche nelle loro comunicazioni, se uno ci fa un po' di attenzione, si parla sempre solo del Play, oppure Play Modena, per dire che il Play è il titolo, Modena è la loro località dove... Noi siamo abituati a chiamarlo così, però tecnicamente è Play. Tra l'altro, se è vero che appunto sposteranno a Bologna, da una parte comprendo, perché ne parlavamo lo scorso episodio, il bacino di giocatori, cioè di entranti alla manifestazione, è passato da prima edizione 4.000 persone a il record di quest'anno, che è stato 44.000. Quindi magari c'è un'esigenza di spazio molto superiore. Sì, io so che quest'anno ci sono state anche persone che sono per il tempo, forse per la tempestività con cui hanno chiesto di accedere a Modena Play, non sono state riuscite ad includere. Quindi si vede che il gioco in Italia, la cultura del gioco in Italia sta crescendo, la gente è sempre più interessata e anche i vari attori, i vari anelli di questa catena che fa parte della community del gioco di ruolo sono sempre di più e vogliono sempre essere più presenti al festival, che poi è il nostro festival. Io, come potete notare, ho un po' di fumetti. Letteralmente uno stand di JoJo, la libreria. Questo è tipo, è il pezzo piccolo. Perfetto. Cioè, nel senso, in realtà la stanza in cui sono, che è di circa 30 metri quadri, è completamente ricoperta di fumetti. Quindi, in realtà, cioè, la mia
cioè la mia fiera, cioè le mie fiere sono iniziate con Lucca. Certo, certo. È da un po' di anni che però Modena è diventata la mia fiera del cuore. Non perché Lucca non mi piace, cioè no, nel senso io vado a Lucca dal 2010, a parte quando sono stata in Giappone, certo. Sono sempre andata, quindi nel senso, e andrò avanti ad andare a Lucca, penso. Non penso che ce la farò a staccarmi così facilmente. Però Modena è proprio la fiera dove metto, o meglio, play, se vogliamo essere pignoli. Esatto. È la fiera dove metto il pezzettino del mio cuore. Io tutti i play l'inizio il venerdì mattina con la gigantesca multitavolo di genitori di ruolo. Ormai okay, è dal primo okay. anno che seguo Ale in questa avventura. Okay. Nel mio piccolo porto i giochi che mi hanno appassionato quell'anno al mio tavolino associativo e qualcuno faccio giocare come sempre. Quest'anno una cosa bellissima che ci ha commosso, io nel 2020, quell'edizione che era stata fatta a settembre, perché se non sbaglio nel 2020 era stato fatto play a settembre, nel periodo di... cioè post-Covid esatto. praticamente. Esatto. Conobbi i ragazzi di Arma Kitten. Ok, che sì, sì. erano... loro cinque che rubavano tavoli nello spazio associativo e facevano giocare tutti. Quindi da quell'immagine, questi ragazzi che sono diventati carissimi amici, quest'anno abbiamo fatto una multitavola di Arma Kitten. Cioè, noi quando abbiamo finito ci siamo abbracciati, abbiamo pianto tutti insieme perché abbiamo detto, pensate a quando ci siamo conosciuti tanti anni fa, eravate lì che rubavate tavoli, i tavoli continuate a rubarli, però adesso abbiamo fatto una multitavola. Maledetti, oserei dire, i rubatori di tavoli alle fiere, no, con scherzo naturalmente. Non però è, ecco, la forza di Play è questa, sì, come tante sì. altre fiere, però secondo me come succede a Play... Ripeto, è la nostra fiera, è la fiera di quello che ci piace fare, di quello che noi abbiamo voluto fare, mettere su carta, sbattimento e quant'altro facendo un'associazione. Noi siamo abbastanza giovani al play, perché questo è stato il nostro secondo anno. Però per lì noi il terzo, cioè quindi noi, siamo lì. Noi diciamo dal primo anno l'abbiamo un po' buttata fuori, mi permetto, perché abbiamo organizzato una multitavolo multifiera. Next level proprio. Allora, succede che giusto due anni fa il play era le stesse date del Trapani Comics. Il grosso dell'associazione era impegnata lì a dover fare la fiera, perché è la fiera con cui noi siamo un po' nati, è la fiera della città dove è nata l'associazione, quindi siamo molto legati alla manifestazione e ci teniamo molto a partecipare ogni anno. Ma poi immagino anche banalmente che magari non tutti riescano dalla Sicilia ad arrivare fino a Modena, certo, o comunque certo, non certo. Quest'anno già eravamo molti di più, in realtà ci stiamo attrezzando, contattando agenzie di viaggi per farci pacchetti, ci stiamo facendo di tutto per essere un esercito, di invadere il play con i nostri coboldi. e allora, idea malatissima. Già mi piace una, però. Facciamo una multitavolo in cui a un certo punto colleghiamo Modena e Trapani. L'abbiamo fatta per Acheron perché era uscito da poco Inferno, e allora facciamo facciamo l'assalto di dite, facciamo in modo di iniziare noi Apocalisse. Già c'erano i primi spoiler su Apocalisse di Acheron Games, quindi va bene. Arriviamo lì al Modena. Sì, noi siamo a Fantasia, andiamo allo stand, ci presentiamo. Ma la multitavolo, ma la fate qui, al nostro stand. Come? Non c'è una saletta? Noi sapevamo già, no, ci sono le salette, le cose. Sì, non vi preoccupate, basta che ci lasciate lo spazio di vendita sempre libero. Noi, come facciamo? Sì. Ma almeno... bolgia. Ma almeno ci avete preso un televisore come ci avete richiesto, ci sarà una connessione internet, perché c'era questa meccanica multitavolo per cui a un certo punto noi avremmo aperto la connessione fisica, perché crollavano le mura di dite e chi stava fuori dalle mura, che era a Trapani e faceva missione fuori dalle mura, si univa a chi stava dentro le mura in una strana corsa tipo football americano, dove c'erano dei boss che ti placcavano, loro dovevano portare gli oggetti, se li potevano passare da Trapani a Marsa, da Trapani a Modena, a Modena a Trapani, incredibile. Noi, no, non c'è niente di tutto questo, non avevamo capito, ci avevano forse un po' sottovalutato, forse non avevamo capito l'entità di quello che noi cercavamo di fare. Io e l'allora presidente, il caro Simone, che saluto, da ciao mamma, sono qui, cominciamo con la nostra faccia da bronzo siciliana
a girare per la fiera per cercare di ottenere tutto quello che ci serviva. Abbiamo chiesto a Salotto di Giano il televisore e ce lo siamo fatti prestare. Abbiamo chiamato il service fingendoci uno di Acheron. Eh sì, ci servirebbe una prolunga allo stand Acheron. Abbiamo fatto di tutto, ce l'abbiamo fatta, però abbiamo fatto partire il video e siamo riusciti a mettere in collegamento le cose. Quindi siamo un po' recenti, però pure noi abbiamo bellissimo. Preso molto a cuore bellissimo. Quella che è il play. Noi in teoria il primo anno in cui le magliette con i Looney Tunes, perché okay. Le nostre magliette hanno lo stemma okay. di Tarantasi, okay. Il primo anno in cui sono state a Play, tecnicamente Tarantasia non c'era a Play, perché era un'edizione settembrina. Sì. E capitava la settimana prima del nostro evento. Noi eravamo nati a giugno, quindi non avevamo avuto il tempo di fare richiesta dei tavoli, eccetera, eccetera. Certo. Però abbiamo detto, sapete cosa c'è? Il nostro primo evento, la primissima che abbiamo fatto, l'avevamo fatto a Grazzano Visconti. Grazzano Visconti non è così lontano da Modena. E quindi noi con la faccia... maglietta Tarantasia, QR code con il Linktree per il nostro evento della settimana dopo. Ehi, volete giocare in un bellissimo borgo medievale? Faremo la battaglia del fosso di Helm. Venite a giocare con noi. Ah, l'avete fatta pure voi. Bellissima quella multitavolo. Noi l'abbiamo fatta pure in un locale che si chiama Minas Tirith. No, noi l'abbiamo fatta appunto per il nostro primissimo evento a Grazzano Visconti. Io mi sono vestita come un adorabile hobbit, perché dal mio metro è uno sputo. Mi sembrava fosse più realistico. C'è stata anche una toccata e fuga di Nicola, che essendo nel Piacentino era assolutamente super sobrio, sobrissimo. Sicuramente. Però è stato molto bello. Perfetto. Molto, molto, molto bello. Piccola storia triste, prima di arrivare alla conclusione di questo episodio. C'è in una località vicino a me, si chiama Gallarate, questo pub che si chiama La Terra di Mezzo, una figata all'esterno perché c'ha sulla porta i re navigatori, proprio le statue, cioè era una cosa che volevo vivere, quel pub, perché è figata. Non l'ho mai vissuto perché la prima volta che ci sono passato davanti, chiuso, mai più aperto. Oggi ancora ci sono fuori le statue e il locale è dismesso. Io non te lo sto dicendo in un podcast che finirà su YouTube, però quelle statue dici, sono lì davanti la porta di casa mia, ci starebbero. Se avete bisogno ve le tengo in cortile, poi ci mettiamo a posto. Poi loro le usano negli eventi, giustamente. Beh, ecco, un'altra cosa molto divertente. Noi abbiamo messo l'indirizzo della sede legale sui nostri roll-up. Ok. Peccato che l'indirizzo della sede legale era il mio vecchio indirizzo, perché la sede legale era casa mia. E quindi al nostro primissimo evento a Grazzano Visconti arrivano questi ragazzi: ah, ma quindi giocate in via vecchio? No, 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 no. Cioè, ho una stanza fatta apposta per giocare, però magari non venire a citofonarmi. Alle 2 di notte. Noi abbiamo io ho un aneddoto simile nella pagina Facebook. Per i primi periodi, quando ancora era solo a Trapani l'associazione, c'era un numero di cellulare di riferimento, che era il numero del vecchio presidente. Quando l'associazione si è allargata, a un certo punto lui riceveva chiamate a tutte le ore, anche durante le fiere. Ah, ma mi volevo prenotare a uno dei vostri tavoli. E lui, veramente... Sì, sono quelle cose. Ma infatti noi, avendo come sede legale essenzialmente la casa di... Cioè, prima era casa mia quando ero vicepresidente, ho dovuto vendere la casa dove ero prima, quindi adesso è tipo la casa dell'attuale tesoriere e segretario. Però abbiamo fatto cioè, nello statuto abbiamo messo la città invece che l'indirizzo, così è un po' più semplice. Fa ridere perché nel citofono, cioè prima io avevo Riggio Gallotta Tarantasia. Perfetto, giustamente, adesso perché si arriva adesso una c'è Serena Tarantasia, cioè nel senso, perché non so, le comunicazioni dalla banca piuttosto che lettere, eventualità che possono arrivano. E fa molto ridere, cioè, secondo me tutte le associazioni hanno quella persona che ha provato ad andare in casa di uno dei soci. L'ha chiamato a mezzanotte per sapere informazioni sull'evento, eccetera, eccetera. Sì, è vero. È bellissimo.
Va bene, allora per concludere questo episodio vi condivido questa usanza che abbiamo tenuto nei primi episodi che conto di mandare avanti in ogni puntata, ovvero pensiamo in grande. In questo momento ci stanno ascoltando tutti coloro che fanno la parte della community del gioco di ruolo. Vi dico, mandate un messaggio. Quello che secondo voi è il più importante, imprescindibile, che per voi è proprio un caposaldo. Cosa direste? Da nerd da cantina, nata tanti anni fa come moltissimi dei giocatori di ruolo di anche, posso dire, vecchio stampo, abbiate il coraggio di uscire. Abbiate il coraggio di non giocare con sempre il vostro gruppo di amici, che sarà bellissimo, ma abbiate il coraggio di mettervi in gioco nel gioco e di dare fiducia alle associazioni che lo fanno. Vi permetteranno di aprire i vostri orizzonti, conoscere persone fantastiche e fare esperienze che in casa non potreste mai fare. Fatevi questo regalo. Dopo questa è difficile perché è una grandissima verità, ma quello che mi sento di aggiungere è: il gioco è esperienza, non privatevi dell'esperienza di giocare dal vivo. Oggi il gioco è diventato molto incentrato sull'online, i content creator lo promuovono ed è giusto che sia così, sono fondamentali. Giocate al tavolo, giocate di presenza, cercate chi fa gioco nella vostra città e provate, perché scoprirete un lato del gioco di ruolo che si vive solo lì e non troverete da nessun'altra parte. Io ringrazio Nicola di Fantasia e Silvia di Tarantasia per questa bella chiacchierata, mi ha fatto molto piacere anche scoprire qualcosa che non sapevo bene nel dettaglio, ho sicuramente ampliato i miei orizzonti stasera e spero che sia così anche per chi ci vedrà poi e su YouTube. Grazie davvero. Grazie a te. Grazie a te. Anche a te Silvia. Grazie mille Nicola. E detto questo, grazie anche a chi è arrivato fino a questo punto dell'episodio, a chi ha visto, e non mi resta da dirvi che rimanete nel dungeon e alla prossima. Ciao!